mazze di aperture per Falca. L'azienda di calzature marchigiane apre due negozi in centro a Milano. Esattamente, oggi inauguriamo il nuovo negozio in Naturino e lunedì prossimo inauguriamo il nuovo negozio Voile Blanche. In cosa consiste il nuovo store Naturino? Allora, il nostro nuovo store Naturino, che è un negozio su due piani di 150 metri, si chiama Naturino Family. Family perché raccoglie una famiglia di prodotti dai nostri marchi, da Falcotto, Naturino, Wiz, Voile Blanche, ma tante altre categorie di prodotto. E Family perché c'è qualcosa per tutta la famiglia. Vuole essere non solo un negozio, ma un punto anche che offre dei servizi alle famiglie con bambini che si vengono a Milano in vacanza o che sono di Milano. C'è un punto per il cambio dei bimbi, c'è la possibilità di rent or buy delle carrozzine o dei monopattini con il casco, ovviamente. Organizzeremo degli eventi nel corso dell'anno in collaborazione con riviste importanti, associazioni importanti, non vogliamo anticipare. Delle mostre dedicate ai bambini, dei workshop dove i bambini possono fare delle cose divertenti. Abbiamo aspettato molto perché abbiamo attivato delle collaborazioni e ragionato insieme anche ad altri partner per fare qualcosa di più di un semplice negozio. Da poco Naturino, oltre alle calzature, ha iniziato a sperimentare anche nell'abbigliamento. Come sta andando questo nuovo corso del brand? Ma lei prima parlava della Falca, che punta a Milano, la capitale della moda, è perché sempre di più per noi aziende è importante essere parte del sistema della moda, e quindi come moda la calzatura ovviamente è un accessorio molto importante, ma non c'è solo la calzatura, e quindi è importante guardare oltre la calzatura. C'è l'abbigliamento, ci sono accessori, ci sono dei giochi, ci sono tante cose che arricchiscono la vita di un bambino. E io penso che a noi aziende fa bene guardare, ecco, al di là del semplice prodotto che abbiamo vissuto per anni. Tra pochi giorni aprirà anche lo store Voile Blanche. Ora, Voile Blanche è un marchio che noi troviamo bellissimo, una collezione molto innovativa e che nasce ovviamente con un forte senso della moda. E Voile Blanche fa parte della famiglia Falc e il negozio si chiama Voile Blanche Society perché vuole essere più di un negozio monomarca o di un semplice negozio, quindi ci sono i vari marchi dell'azienda, ma ci sono anche altri prodotti e anche lì tutta una serie di attività e servizi che vanno al di là della semplice vendita. Sono dei concept nuovi e che fanno parte di tutta una strategia di collaborazione anche con dettaglianti importanti in Italia e all'estero, con i quali stiamo attivando delle collaborazioni perché tutti i dettaglianti sentono il bisogno, ecco, di offrire qualcosa di più. Come si è chiuso il 2018 di Falc e quali sono le prospettive per il 2019? Il 2018 si è chiuso su 54 milioni e il 2019 chiuderemo sopra i 60. Sicuramente abbiamo imboccato la strada giusta. Quali sono gli ultimi progetti speciali elaborati da Falc? Noi stiamo lavorando su tanti piccoli progetti che sicuramente aiutano ad aumentare la parte divertente dei marchi e anche quella che parla a un user del marchio al di là del semplice prodotto. Uno molto divertente che è molto apprezzato è il progetto Tu e Io, che offre a genitore e bambino degli articoli di abbigliamento che sono legati dal concetto di Tu e Io. Sono molto divertenti, è la prima edizione della maglia, aveva mezzo cuore sulla maglia della mamma e mezzo cuore sulla maglia della figlia, e sono molto amati sia dai genitori che dai bambini perché sono divertenti. L'altro con lo quale ci stiamo divertendo molto e che piace molto è il progetto del Customized. Qui i clienti hanno la possibilità di personalizzare le scarpe con delle date, con dei nomi, con delle frasi e con delle immagini che sono significative per loro. E vediamo che stanno piacendo molto.